Facendo in modo che questa dottoressa venisse a disposizione di e a conoscenza di atti riservati della pubblica amministrazione e dello Stato, è un fatto di una gravità inaudita. Siccome la Premier Meloni ancora una volta difende l'indifendibile, ancora una volta non mi rimane che rivolgermi all'autorità giudiziaria. Parla di atto dovuto il deputato di AVS che ha depositato l'esposto in procura per verificare se ci sia o meno rilevanza penale, ma soprattutto di quali documenti relativi al G7 di Pompei dispone la giornalista. Dopo l'intervista al TG1 il caso San Giuliano non si placa, il ministro della cultura in TV ha ammesso la relazione con Maria Rosaria Boccia e lei sui social ha replicato: non ricatto nessuno, sono io ad essere stata ingannata. È una questione politica, San Giuliano deve venire a riferire in Parlamento, su questo troverà il 5 Stelle accanito. Purtroppo uno dovrebbe appellarsi più che con gli esposti alla sua dignità e lasciare il posto. Probabilmente avrebbero dovuto porre fine a questa vicenda già alcune ore fa, se non alcuni giorni fa, e noi speriamo che questo avvenga nelle prossime ore, ma mi pare che ci sia un attaccamento al potere e anche una capacità di andare oltre ogni limite della decenza e del rispetto delle istituzioni. San Giuliano in lacrime ha voluto chiedere scusa alla moglie, alla Premier e al suo staff, ma ha anche nuovamente confermato di non essere ricattabile, perché nessun euro pubblico è stato speso per la Boccia. Della maggioranza lo difendono e parlano di vicenda ormai chiusa. Non c'è più nessun interesse politico, perché non c'è nessun risvolto né giudiziario né appunto politico. Io penso che agli italiani interessi molto di più occuparsi, o meglio interessarsi, di altro, e noi come classe politica dobbiamo pensare a risolvere i problemi del paese, non ai problemi personali di un uomo che ha già abbondantemente chiarito. Credo che la vicenda sia ampiamente superata dai fatti, dopodiché a questo punto noi ci occupiamo delle cose che servono agli italiani, continuiamo a occuparci di questo e andiamo avanti.